Nel Vangelo di oggi, l'Evangelista Luca ci presenta due distinte parole di Gesù che si riferiscono a due temi diversi, ma che sono in realtà collegate. Nella prima parte del Vangelo di oggi, Gesù risponde alla domanda della gente, riferita alla morte di alcune persone che sono state uccise da Pilato durante il sacrificio, e riferito anche alla morte di altre persone che sono morte a seguito del crollo di una torre. Ecco, la gente chiede: queste persone che hanno subito una morte così violenta, così cruenta, erano più peccatori degli altri? Cioè, la morte è una condanna di Dio? Gesù dice no. La morte non è una punizione da parte di Dio. La morte, l'abbiamo detto in questa settimana, è una realtà che fa parte della nostra vita terrena ed è quella realtà più certa che però noi diamo sempre per scontata e per la quale non ci prepariamo. Ecco che il Signore, appunto, in tutta questa settimana ci ha aiutato a guardare alla morte, considerandola come il passaggio alla vita eterna, considerandola anche come l'orizzonte di senso della nostra vita, nel senso che il Signore ci invita a prepararci alla morte e al significato che la morte ha, che non è solo quella di chiudere la vita terrena, ma è soprattutto quella di aprirci alla vita eterna. La seconda parola, la seconda parte del Vangelo di oggi parla di una parabola che il Signore racconta della pazienza di Dio. Il Signore dice che un uomo aveva piantato un fico nella sua vigna e dopo 3 anni cercava frutti, ma non dava frutti questo fico. Allora aveva deciso di tagliarlo, ma il custode del campo ha detto: aspetta, lo concimerò un altro anno e dopo, se non darà frutti, lo toglierai. Ecco, una parabola con cui il Signore ancora una volta ci presenta la nostra vita come il tempo di Dio, il tempo della pazienza di Dio. Se andiamo a vedere bene, la parabola che il Signore racconta di questo fico con 3 anni è proprio la parabola di Gesù stesso, che per 3 anni ha lavorato su questa terra insegnando il regno di Dio, annunciando il regno di Dio e annunciando il suo amore. Ecco, è il tempo dell'annuncio, il tempo della pazienza di Dio. Un tempo che dura per tutta la nostra vita, ma che non sappiamo quando finirà. Il Signore oggi ci insegna che la morte non è una condanna di Dio, la morte non è una punizione di Dio, ma soprattutto ci insegna che la vita è il tempo di Dio, la vita è la pazienza con cui Dio cerca di farci fare frutto. Chiediamo oggi al Signore la grazia di prendere nelle nostre mani la nostra vita, saperla riconoscere come dono di Dio. Chiediamo al Signore la grazia di non sprecare la nostra vita, ma di impegnarci a portare frutto lì dove siamo, in famiglia, a scuola, al lavoro. Il Signore ci conceda di portare frutto e soprattutto noi impegniamoci a portare frutto. Perché la morte non è una condanna di Dio, ma è quella cosa certa che metterà fine alla nostra vita. E dopo raccoglieremo ciò che avremo seminato. Signore, ci dia la grazia di portare frutto, di usare la nostra vita per portare frutto.